la vecchia a lavorare la campagna da lì. Sì. La volta non fai quello del mestiere a lavorare la campagna. Perché sì. Mangiavamo con la mucca, con la roba che fa lui, le patate, tutte robe che facevamo noi. Un bot altro che adesso è tutto. Perché tenia la vacca. Dopo tutti tenevano il maiale anche, quegli anni. Qualche nascia il vedevo e gli vendia perciò per i soldi. Già. Non mangiava qui dal cordone. Quelli lì magari dicevano che nel cordone magari dovevano ammazzare. Dovevano ammazzare perché se noi mai morivamo, non rivendia fuori qua a chili da qua, un'altra colpa qui, chili lì. Se noi li facevano ingrossare, poi li vendevano i vitelli per prendere qualcosa, già. Una volta era così. E anche prendevamo il maiale da come dame, ma sì, ma la tenevo mezzo e mezzo il vendia. Dopo c'erano capre e giù te restava la tua roba, la te restava gratis perché ci ha pagato i soldi per dire. Ma sì, è vicino, non tutto è vicino. Tutto, se viveva con la campagna una volta. E sega, e capre, e trosti, e culini. Non ci ha mai mancato da mangiare perché aveva tantissima campagna, mia mamma era figlia unica. Allevavano polli, i maiali, aveva due mucche, capre, pecore, la pecora, sempre. Non abbiamo mai patito la fame, perché qui a Tremenico in quegli anni non è che tutte le famiglie. C'erano magari quelle che avevano anche 4-5 figli, era diversa la cosa. Sono stata a scuola, e basta, quinta elementare, poi si lavorava alla campagna. Si portava il fieno, si portava tutto col gerlo, una volta. Pane, come si faceva il forno, si faceva il pane, si faceva anche il vino, anche il vino, tutto si faceva. C'erano le mucche, le capre, le pecore, si vivevano con la cosa, con le rendite che ci davano. Non è che andavamo sempre al negozio a prendere, a fare, si faceva tutto. Il latte si portava alla latteria, si faceva il formaggio, il burro. Anche così. Ah, era una vita. Le castagne, piatto. Le castagne, andare sulle castagne e farle seccare. Ah, me ne fai di vita per quello. Tagliare la legna, strusa legna, tutto. Tagliare la legna, anche il 25 aprile quando facevano festa, il 1° maggio, andavano a tagliare la legna. Tutto. Perché lavoravano, non avevano tempo, anche al sabato dovevano andare o per la legna o fare qualcosa, non dovevano andare al bar. Dove portarlo per prendere il gerlo, caricarlo su in spalla e venire via. Atti te lo certo sapere dati come cadere una volta. Al mattino bisognava alzarsi alle 4, andare su ai monti a dar da mangiare alle bestie. Insomma, era un po' dura, Dopo si abitua, si va, però era dura. E adesso non c'è più nessuno che le fa quelle cose lì. Una volta si faceva tanta fatica, non c'era la televisione, la gente si radunava sempre nelle case, anche la sera, diceva balastue, perché non so se era per risparmiare, che magari intanto che non andavi in una casa non accendeva la sua, però c'erano delle case che erano piene di gente. C'era più comunità, più... Adesso ognuno sta per conto suo, alla fine. Siamo in pochi, ma ognuno sta a casa sua. E anche quando andavano a lavorare, andavano comunque insieme. Ognuno aveva il suo pezzetto, però il viaggio si faceva insieme. Quando andavano sui monti, si radunavano nelle cascine. Quando si andava al fienile, si trovavano insieme. Adesso non ci sono più queste occasioni qua. Quando andavano al lavatoio a lavare, bisognava star là a fare la coda perché... Gli uomini tanti andavano in Svizzera, però mio papà, il tuo e un altro, lavoravano nei boschi, facevano la legna, facevano il carbone e dopo ci toccava anche a noi. Finito il fieno c'era sempre sta legna, faceva il, non so come si chiama, quello là che si fa il carbone, quello lì, non so bene, poveato in dialetto, però non so come era chiamato. Facevano sto carbone, allora era bello fare il carbone.
conosciuto Catasta, era una religione perché bisognava saperlo far bene, perché in mezzo ci lasciavano un vuoto. E poi quando l'avevano fatto, prima mettevano tutta la legna bene, poi mettevano delle foglie così di chiudere bene i buchi, poi della terra perché non doveva respirare. Facevano e così. Poi gli davano, in mezzo c'era un vano così che facevano con una casellina tutta su, e mettevano giù della legna fine e poi li accendevano. E doveva cuocere più o meno un 8 giorni. Poi c'era tanto da fare. Quando era un po' che era acceso, alla circonferenza, alto 1 metro, facevano tutti i buchi, che dopo lì cominciava a fumare, veniva fuori il fumo e cominciava a cuocere. Perché sennò certe volte faceva dei buchi grossi e andava male il carbone. Erano specialisti. Quando c'era la segale così si andava al mulino a macinare. Si andava con una 30 kg di roba, non tanta alla volta. Prima la segale che si faceva il pane, poi il grano saraceno, quello era poco, se ne faceva poco. Poi si macinava anche le castagne certe volte, si faceva la farina, facevano il panotto. Come pane dolce, facevano tanta polenta, il pane era un po' un secondo, gran parte la polenta c'era tutti i giorni. Dove fa? Adesso si fa festa quando si fa polenta, c'è una volta tutti i giorni polenta, o di mattina o mezzogiorno o quando, ma tutti i giorni. Che latte ne tenevano poco, facevano il caffè latte, l'ho sempre fatto al mattino. E dopo, perché insomma, bisognava portarlo alla latteria, ne tenevano un pentolino, però perché con più portava latte ti davano, perché era una latteria turnaria. Si guardava e ti davano la tua roba e si pagava al casaro, quel tanto quintale, non lo so, era così. Però di latte cercavano di, insomma, di consumare per portare. Dopo vendevano anche formaggio, quindi per forza quello che si mangiava. Vendevano anche, quello che vivevano così. Se dove si portava il latte e ti davano il burro, il formaggio, la ricotta, c'era il casaro che faceva... Voleva dire turnaria perché tornava a te, perché c'era un altro tipo di latteria, non mi ricordo come si chiamava, che quelle portava il latte e il casaro vendeva la roba. Sì, ci pensava lui. Ci pensava lui e bisogna, c'era un modo di pagarlo, non si pagava perché lui vendeva. Il forno, la piazzetta è questa, dopo sai che ce n'è un'altra là, che c'è una fontana. E quello lì dove c'è quella fontana, il forno. Quello era quello nonno. Comune, aveva il proprietario, però... Sì, dopo ce lo facevano tutti il pane, praticamente erano i miei nonni che avevano sto forno, però andavano tutti, dopo gli davano qualcosa senz'altro. Dopo che l'avevano privato, lo facevano loro in casa, 2 o 3, e magari faceva la maglia, si faceva i peduli, si faceva il golf, qualcosa, uncinetto. Perché poi queste capre non si allontanavano tanto, perché c'era il mangiare, c'era lì, dopo le seguivi un momentino, però si lavorava a maglio, uncinetto, cucire anche. Avevamo il carnier, una specie di zaino, non era una borsa, lungo, doppio. Dopo qui era doppio così, ai fianchi si girava giù come l'elastico, sai, del mutante. Se ti mettevano dentro un bastoncino di là, uno di qua. Poi facevano i buchi con una corda, lo mettevano a tracolla, un carnier. Dopo ti prendeva un po', però la tradizione era quello lì. C'avevi giù il secondo, quello che ti... E ma te lo davano anche le nonne così. Quando arrivavi a casa alla sera, guardavano se questo lavoro era andato avanti, sì o no. Bisognava giocare, ma anche fare qualcosa. Dico, lo facevano tutti, era così, basta. Lavoravano tutti uguali e non è che te fai meglio, io faccio peggio, era tutto un lavoro. Ogni più famiglia o meno aveva un po' il suo ritmo, perché in genere erano tutte donne, gli uomini a un certo punto cominciavano ad andare all'estero, andare a fare guadagnare i soldini, e quelle campagne erano quasi tutte donne, e qualche eccezione c'era, e lavoravano la legna, vendevano anche legna, poi gran parte era carbone, perché magari giù al fiume, e andare giù per tar su la legna costava, però facendo sto carbone si rimpiccioliva la cosa, no? Diventava meno, si poteva
E queste donne, mi ricordo io, andavano a guardare, ah, prendere questo di corso a cercarsi quel chilo in più. E se era magari 5 o 6, perché lì dopo loro arrivavano, avevano il suo foglietto e segnavano il peso che era su e dopo gli davano quel tanto al quintale. E se erano i piccoli sacchetti, che erano piccoli, ne prendevano su due. Anche due, sì. Sì, ne prendeva su uno così e l'altro glielo metteva sopra così e ne prendeva su la due. Copia. Per fare il peso da... Anche le giovani, tanto a Tremenico c'erano tante ragazze. Prendevano su due. E quello lì che ne prendevano due, in dialetto gli diceva la cobie. Perché magari erano 25, ma quelli che erano già 30, 36, due erano troppi. Insomma. Dopo dipende da dove era, se i sentieri erano buoni o se era un po' mannaggia, insomma. Perché se era da posto il barone a venire su, insomma. Ecco, il carbone lo facevano anche perché se invece di portare la legna magari dal fiume, perché dopo era tanta, invece facendo il carbone si ristringeva il peso, che ne so. Dopo il sabato si vedevano le luci, i morosi che arrivavano a trovarlo. Vedevi lucine, una pila. Sì, che io era così. Però penso a te da Tremenico che io avevo la fidanzata, dopo che era che cercava l'occasione, ma veniva a capo con la... Io suo pezzamuro ho aggiustato la cascina, ho portato su tutto, cioè sul divano, la stufa, i letti a castello, adesso vanno tutti. Specialmente per Pasqua, che arrivavano anche dalla... te lo dite, sticciarindo per... A me piaceva andare su, ecco perché ho proprio portato su apposta perché mi è sempre piaciuto, però adesso ormai sono su, non va più su nessuno. La velafitti. No, ma piaceva Gesù, abbiamo contato un po' troppo.